Bentornati a chi c'era nella scorsa live e benvenuti ai nuovi che appunto partecipano per la prima volta a questa live di Inside the Box. Io sono Eleonora e in MTS mi occupo di diversi progetti, tra cui le relazioni con le scuole e le università. Questa sera ancora con me c'è Luca che è direttore generale della scuola. Come appunto diceva prima Luca, magari facciamo una breve panoramica dei temi che abbiamo affrontato nella prima live, che per chi fosse interessato può trovare la registrazione su YouTube. E abbiamo proprio parlato del perché abbiamo ideato Inside the Box. MTS è la prima scuola in Italia che si occupa di formare meccanici e ingegneri per il mondo del motorsport e oltre ad essere tutte persone appassionate, chi ci lavora è anche gente del settore, i docenti sono tutti professionisti del mondo del motorsport e in questi 13 anni di scuola abbiamo avuto la possibilità, il piacere, l'onere, l'onore di raccogliere tantissime testimonianze appunto degli studenti e tantissime loro storie, oltre che all'esperienza dei nostri docenti, quindi di persone che lavorano o hanno lavorato nel mondo del motorsport. Uno di loro, per esempio, appunto è Luca, che oggi è direttore generale di MTS, ma prima di approdare nella nostra scuola, ha lavorato nel mondo dei rally come meccanico e come ingegnere in questo mondo. Quindi la nostra idea è quella proprio di divulgare le nostre conoscenze, le nostre esperienze, le nostre storie a più persone possibili, a gente appassionata come noi di questo mondo. Di portare tutti gli interessati nel cuore del mondo del motorsport e di dar loro proprio una visione differente rispetto a quella che è la solita che si può vedere, diciamo, dalle gare, dalla TV, dai media. Quindi l'intento è proprio quello di portarvi all'interno del mondo del motorsport, parlando delle storie dei ragazzi, raccontandovi di come si diventa piloti, di tutte le persone che ruotano all'interno di un team, quindi meccanici, ingegneri, e dandovi anche da magari aneddoti tecnici con appunto i nostri docenti che parteciperanno poi nelle successive live. Ora Luca, segui tu poi di questa panoramica. Cosa dici? Approfondiamo più nello specifico in questa live i temi affrontati la scorsa volta? Credo forse ci sia un problema di connessione. Luca, ci senti? E sicuramente dimmi tu, diciamo, quali possono essere. Ok, allora la scorsa Sì, io ti volta. sento, Ele, tu mi senti? Mi Sì, ok, senti? adesso sì, arrivi un po' in ritardo, però ci Sì, eh. sei. Allora, la scorsa volta noi. Adesso mi senti? Adesso sì, perfettamente. Ok, perfetto. Dicevamo che la scorsa volta abbiamo cominciato a parlare di alcuni concetti e quindi Esatto. potrebbe essere molto interessante metterli in fila e diciamo, dimmi tu da quali vuoi partire. Allora, io partirei da una domanda. La scorsa volta siamo partiti da una domanda ben specifica, come si diventa pilota. Oggi partirei da un'altra domanda molto specifica che potrebbe essere di interesse. Avendo parlato di motorsport caldo e motorsport freddo, abbiamo accennato a questo tema. Oggi direi di entrare un po' più nel merito della questione, andare un po' più nel dettaglio di questo discorso. E la domanda che ti faccio è questa: ma un veicolo da corsa, come nasce? Ecco, questa è una domanda ottima, no? Perché è una domanda che ci aiuta molto a entrare e a far capire ancora meglio chi ci segue cosa intendiamo noi con motorsport caldo e motorsport freddo, perché è importante conoscerlo e quali sono i vantaggi nel conoscere appunto questa divisione che noi usiamo in MTS. Cioè, se qualcuno esce, no, Ele, e va nei box e parla di motorsport caldo e freddo, lo Prendono prendono per per matto. matto, no? Esatto. Esatto. Allora, diciamo, è un modo di parlare che usiamo internamente in MTS e che serve molto soprattutto a orientare le persone. Ma come nasce un veicolo da corsa? Lo chiedo a te, cioè come nasce un veicolo da corsa secondo te? Qual è la prima cosa che si fa, no?
Prendiamo per esempio, facciamo finta di essere un team di Formula 1, ok? Team di Formula 1, facciamo finta di avere le persone, facciamo finta che l'anno prossimo noi vogliamo partecipare al campionato 2025, ok? Dobbiamo cominciare a fare la macchina. Da cosa Esatto. partiamo? Parto da un'idea di quello che voglio costruire e parto anche da un regolamento. Giusto, quindi parto dall'idea e prendo il regolamento, perché se comincio ad avere un'idea completamente lontana dal regolamento, va a finire che faccio un veicolo che poi non può correre, mi squalificano piuttosto che devo rifare, diciamo, tutte le parti che poi non sono conformi al regolamento. E poi secondo te cosa faccio? Quindi, cioè, io l'idea per scaricarla a terra, come la scarico a terra l'idea? Faccio un disegno, quindi faccio un progetto. Esatto, quindi il primo passo è avere l'idea di voler fare il campionato di Formula 1, Ok. l'idea ancorata, quindi aderente a quello che è il regolamento. Fatto questo, posso dire benissimo, faccio il progetto. Il progetto cos'è? Semplicemente passare dal mondo delle idee a qualcosa di un po' più reale, un disegno in 3D di tutte le parti della macchina che lo compongono. A quel punto rimane comunque una cosa in cloud, no? Cioè ci sarà Esatto. un server dove è salvato il nostro veicolo, fatto di tante, chiamiamole tavole da disegno, ma in realtà poi ormai è tutto in 3D, ci sono software apposta che fanno questo tipo di cosa. Comunque abbiamo il nostro veicolo pronto, diciamo, nel mondo, cloud. Virtuale. Cosa facciamo? A quel Dobbiamo punto cosa facciamo? realizzarlo. Dobbiamo realizzarlo. Quindi cominciamo a prendere tutte le singole parti che abbiamo deciso, ne facciamo una, Sì. ok, una per parte, e a quel punto montiamo il veicolo. A quel punto io cosa ho creato? Un prototipo. Esattamente, quindi quello lì non è il veicolo con cui poi faccio correre Leclerc della situazione. Ho creato un veicolo che è la prima idea che si ha. A quel punto, se è la prima idea che si ha, cosa devo fare? Beh, dovrò provarlo, dovrò vedere Dovrò se provarlo. funziona, se risponde Esatto. alle aspettative, ecco. Esatto. Quindi tendenzialmente vado in pista, lo provo, lo testo e a quel punto faccio varie prove, cambio vari pezzi, ci saranno delle rotture, ci saranno dei pezzi che rendono meno, okay? Perché tendenzialmente quando si fa una fase di progettazione, si crea un prototipo, si ha in mente per esempio che a Monza si gira in un certo tempo, poi si va nel mondo reale e ci si accorge che magari alcune cose funzionano meglio o peggio, oppure che il tempo è più alto, piuttosto che alcune parti si possono rompere, quindi non c'è l'affidabilità, eccetera, eccetera. A quel punto, diciamo, metto in atto dei correttivi, ritorno in pista e avanti così, in un ciclo iterativo nel quale io arrivo a fare cosa? A deliberare il prototipo. Ok? Quindi se io sono un team di Formula 1, ho l'idea di fare il team, faccio il veicolo col progetto, creo un prototipo, sviluppo il prototipo e arrivo ad avere quella che sarà la macchina 2025, ok? Dopodiché, cosa succede? Che quella macchina lì, cosa devo fare per poter partecipare al campionato? La devo? Beh, bisognerà produrla perché si è detto che il prototipo non è la macchina col quale poi Leclerc andrà a correre, io dovrò produrre la macchina che userà Leclerc per correre. Esatto, ma tra l'altro non ne devo produrre una, perché parliamo di produzione? Parliamo di produzione perché ne devo creare di più, non so, 10, 15, perché? Perché ci sono i crash, perché ci sono le contemporaneità, cioè magari sto correndo in un posto nel mondo, ma fra una settimana sono dall'altra parte del mondo, le macchine non sono le stesse. Spesso parte un container con delle macchine prima, poi eventualmente i pezzi di sviluppo vengono mandati, diciamo, nella gara successiva via aerea, però tendenzialmente devo avere più auto per gestire un campionato. Quindi a tutti gli effetti faccio una piccola produzione di veicoli. Ok? Ora, fino qua il processo che abbiamo utilizzato, se sei d'accordo, è lo stesso progetto che si utilizza, scusate, è lo stesso processo che si utilizza per progettare un qualsiasi tipo di cosa fisica, la sedia, il telefono, giusto? Parto da un'idea, ci saranno dei regolamenti, per esempio di sicurezza, piuttosto che per una sedia ci sono le dimensioni umane da rispettare, ci sono degli standard, no? Non posso farla troppo alta che poi sto a penzoloni coi piedi. Quindi poi farò dei prototipi, mi siedo, è scomoda, cambio l'imbottitura piuttosto che il materiale, dopodiché ne produco e a quel punto lì normalmente un prodotto cosa fa un'azienda? Lo Lo vende. vende. Vende, giusto? Ok, questo è un Esatto. tema a cui torneremo dopo, però tendenzialmente la Formula 1 cosa fa? Produce dei veicoli per fare cosa? Per andare a correre in pista. Quindi tendenzialmente il veicolo prodotto poi passa a
quella che è l'attività di pista. Dopodiché un team va in pista, la Ferrari va in pista per fare cosa? Perché Vincere, per la Ferrari partecipare alla per gara, per vincere il vincere. campionato? Esattamente. Ora, proviamo a prendere lo stesso processo, ok, e pensarlo, ad esempio, per un'azienda come Dallara. Io non so quanti delle persone che ci seguono, immagino tutte, ma magari qualcuno non lo sa, Dallara è un costruttore di automobili da corsa da un sacco di tempo, e tra l'altro è partner anche di MTS. Fa un sacco di cose Dallara, non fa solo veicoli, fa sviluppo in generale anche di materiali, ha fatto anche delle collaborazioni per delle, come si dice, delle attività nello spazio, quindi è un'azienda molto completa, ha 700 dipendenti, mi pare. Ok, però Dallara nasce per creare veicoli da corsa, ok? Facciamo un esempio, le Formula 3 le crea Dallara, ok? Quindi le Formula 3 sono tutte uguali. Come funziona? Funziona che la federazione dice facciamo il campionato Formula 3, fa una gara d'appalto fra le varie aziende, ad esempio Dallara, poi c'è Tatus che è un altro partner della scuola, che è un costruttore di veicoli da corsa, ok? Ce ne sono diversi. Dallara vince l'appalto per la creazione della Formula 3, a quel punto cosa fa? Fa quello che abbiamo detto prima, fa il progetto aderente al regolamento Formula 3, fa un prototipo, va in pista, lo sviluppa, lo migliora, lo rende affidabile, eccetera, eccetera, e a quel punto lo produce. Però Dallara non ha un racing team, cioè Dallara è un'azienda che produce veicoli da competizione, non va in pista a correre. Allora la mia domanda che ti faccio è: qual è il motivo per cui Dallara poi produce i veicoli? Beh, li produce per poi venderli ai team. Esatto, Dallara creerà, non so, 30, 40, 50 macchine, dipende, e le darà ai team. Ora poi vedremo quali sono questi team, perché l'altra volta avevamo accennato, no, che ci sono diverse tipologie di team. Però Esatto. Dallara quello che fa è produrre un veicolo da corsa per venderlo ai team. Quindi Dallara lì si ferma. E allora entra chi a fare la fase, diciamo, di gara? Entra una struttura completamente diversa, ne entrano tante nel campionato Formula 3, okay? Per esempio Prema, Trident, entrambe partner della scuola, okay? Che hanno preso i nostri ragazzi in passato, cito loro perché appunto essendo partner mi viene più facile, prendono queste vetture e vanno a fare i vari campionati che coinvolgono le vetture di Formula 3. Okay? Ora, se si pensa a questo concetto, quello che ci si può portare a casa da quello che stiamo dicendo è: se è vero come è vero che il veicolo Dallara arriva fino a produrlo e poi non lo segue in pista, è vero che quindi le competenze, quindi le persone che lavorano in Dallara devono avere un certo tipo di competenze, devono saper fare certe cose e le persone che vanno in pista devono fare altre? Ti torna? Giusto, Certo, perché comunque in perché? pista il veicolo arriva fatto, finito. Esatto, cioè non c'è nessuno in pista che deve riprogettare l'ala della Formula 3. Perché? Perché sarà Dallara a fare lo sviluppo e gli aggiornamenti durante il campionato, a seconda di quello che l'organizzatore dei campionati dirà, la federazione dirà, ok? Cioè il soggetto proprietario, diciamo, del format del campionato. Ma tendenzialmente possiamo dire che la Formula 3 è come fosse un monomarca, no? Tutte le vetture sono uguali, hanno le stesse specifiche. Quindi un team come fa a vincere se le vetture sono tutte uguali? Lo fa attraverso delle competenze specifiche di gestione del veicolo in pista che gli permettano di fare cosa? Di farlo andare il più forte possibile, di massimizzare la performance. Quindi la gara non si vince inventando la nuova soluzione aerodinamica, si vince facendo in modo che la configurazione aerodinamica trovata sia la migliore possibile in relazione a cosa? In relazione al pilota che guida e in relazione al circuito, diciamo, nel quale si sta gareggiando, alle condizioni meteo, alla strategia di gara, alla safety car. Adesso dico delle cose anche magari di altri campionati, adesso parlo un po' ampio, però la persona che è in pista non deve saper progettare tendenzialmente, ma deve sapere che intervenendo su quella cosa ottiene quel risultato e ottenendo quel risultato aumenta la performance. Ok? Questa cosa poi Leonora la vediamo bene quando parleremo di tutte le figure che lavorano nel mondo del motorsport, giusto? Perché ogni figura ha il suo compito e facendo bene il proprio compito contribuisce alla massimizzazione della performance e a vincere le gare. Oggi invece a noi cosa ci interessa? Ci interessa dire, benissimo, esistono due quindi aree grosse del motorsport, una di progettazione, prototipazione, delibera del prototipo e produzione, ok? Dall'ARA, che noi chiamiamo motorsport freddo, cioè quel motorsport dove bisogna creare un veicolo.
Dopodiché questo veicolo prodotto passa a dei team, e adesso vedremo quali, che lo usano per andarci in pista e vincere. Questa parte in MTS, che è la parte fatta in pista, in circuito delle gare, quella che si vede in televisione, noi in MTS la chiamiamo motorsport caldo. Perché è importante questa divisione? Per due motivi. Il primo è che ci dà l'idea di com'è il mondo del motorsport, a questa scissione. Questa scissione dov'è? È nelle competenze, è nelle persone che ci lavorano, ok? Torniamo un attimo alla Formula 1, perché qualcuno potrebbe dire, bene, Luca, sono d'accordo con Dallara e Prema, ma non sono d'accordo con Ferrari e Ducati, Certo. ok? Allora io cosa dico? Vero, ma attenzione, perché Ducati, Yamaha, Ferrari, eccetera, chi progetta non va in pista e chi va in pista non progetta. Perché? Perché se ci sono 20-30 gare all'anno non c'è il tempo. Chi progetta fa le ore piccole in ufficio tecnico, chi invece sta in pista, chi diciamo, sta a contatto, no, col pilota deve fare 30 gare all'anno, quindi fa le ore piccole da un'altra parte. Non, anche se avesse la competenza questa persona di fare tutto, non avrebbe il tempo. Quindi nel mondo del motorsport odierno le figure sono specializzate prima di tutto in una delle due aree, o motorsport freddo o motorsport caldo. Questo perché è importante conoscerlo, perché se qualcuno vuole lavorare nel mondo delle corse, deve scegliere da che parte stare, perché magari in una carriera si può passare dal freddo al caldo, ma sicuramente non nella stessa stagione. Anzi, direi che per qualche stagione si sta nel lato che si è scelto, anche perché comunque bisogna fare esperienza, crescere, eccetera. Ora, questa cosa qui del motorsport freddo e caldo è molto molto importante ed è un concetto che noi in MTS cavalchiamo molto perché dà Esatto. l'idea, no? Cioè se qualcuno vuole fare motorsport freddo, MTS non è la scuola da scegliere, no? Se uno vuole fare motorsport caldo può per esempio partecipare ai nostri master per ingegneri di pista piuttosto che ai corsi per meccanici, sapendo che la focalizzazione è sul motorsport caldo, cioè formare le persone per essere in grado di gestire qualsiasi situazione presente in pista, massimizzando la performance del veicolo per arrivare alla vittoria. Ti Direi che sei stato è chiaro, chiarissimo. Eleonora? Chiarissimo. Benissimo. Okay. Hai domande su questi punti? O qualcuna domande magari? Allora, io domande non ne ho perché sei stato molto chiaro e vedo che anche nella chat per ora è tutto fermo, quindi direi che sei stato molto esaustivo su questo punto. Facciamo un altro passaggio a Vai, questo punto, esatto. che non so, io farei un passaggio, ma magari aspetto te. Secondo te, di cos'altro dobbiamo parlare arrivati a questo punto? Cioè, qual è quell'altra cosa che secondo te può essere utile spiegare in modo da rendere ancora più chiaro il discorso? Beh, prima parlavi delle tipologie di team e a questo punto mi viene da chiedere come anzitutto, perché hai detto come guadagna Dallara, per esempio, come azienda, quindi producendo veicoli, però a questo punto mi verrebbe da dire come guadagna, come sussiste, come sopravvive un team e appunto accennavi delle tipologie di team. Cioè, non esiste una sola Allora, tipologia di team. esatto, per rispondere alla domanda di come guadagna un team o perché un team intraprende, no? Diciamo il percorso di fare le gare nel mondo del motorsport, dobbiamo fare un passo indietro e riprendere il concetto della prima live che avevamo fatto, che poi riprenderemo magari anche in altre perché è importante, di queste tre tipologie più uno di team, ok? Allora, i team si dividono in tre tipologie. Il costruttore, il team professionale e il team amatoriale. Il team costruttore è un team come per esempio Ducati, Ferrari, Yamaha che ho detto prima, ok? Cioè sono quei team che hanno al loro interno tutto il motorsport di cui vi ho parlato, cioè dal motorsport freddo, dall'idea, al motorsport caldo, alla vittoria in pista, ok? Quindi prendiamo adesso un po' di moto, parliamo un po' di moto, Yamaha, ok? MotoGP. Parte dall'idea della MotoGP, la progetta, la fa il prototipo, la delibera, dopodiché la passa al team corse, ok? E il team corse ci va in gara, ok? Per vincere il campionato. Rimane comunque il fatto che anche se loro integrano tutto, nessuna figura all'interno del team Yamaha passa dall'ufficio tecnico alla pista. Ci sono delle figure che, diciamo, interloquiscono, parlano fra di loro per darsi le informazioni, per sviluppare il veicolo, per essere più performanti, ma tendenzialmente ognuno ha il suo compito. Ok? Ora ti faccio questa domanda, ok? Così cominciamo a dare qualche input. In più. Perché
Yamaha, Ducati, Ferrari, McLaren fanno, per esempio, Formula 1 e MotoGP. Qual è il motivo per cui lo fanno, secondo te? Beh, penso per dare visibilità ai loro prodotti. Cioè, se io vedo una moto Yamaha o una moto Ducati in gara e la moto vince, magari io sono appassionata, magari mi viene voglia di comprare una delle loro moto. Esattamente, quindi è marketing. Ok, Tendenzialmente le ridotto aziende in una parola, è marketing. si promuovono in questo modo, ok? Cioè Ferrari, voglio dire, è l'esempio, no? Poi ovvio che lì c'è altro, nel senso che un modello Ferrari stradale ha un valore inestimabile, numeri limitati, tutto quello che vuoi. Però la realtà dei fatti è che prendiamo l'esempio principe, ok? La Red Bull, perché ha fatto il team di Formula 1? Perché prende l'omino dallo spazio e lo fa lanciare sulla Terra? Perché prende i migliori sportivi e li sponsorizza? Perché? Perché se fa questo, posiziona, si dice, quindi dal valore alla lattina più alto. Se io bevo una Red Bull, mi identifico con questo tipo di mondo e soprattutto penso di ricevere, effettivamente la Red Bull spinge perché ti fa stare bene, però ricevo questo beneficio, no? Quindi come posso spiegare al mondo questo beneficio facendo vedere che per esempio in Formula 1 la Red Bull vince, ok? Quindi i costruttori che fanno dal motorsport freddo al motorsport caldo e coprono tutto sono quei team che lo fanno per marketing. Quindi c'è l'azienda, la Red Bull, dà dei soldini al team di Formula 1 per fare il campionato. Finito. Poi ci sono i team cosiddetti professionali. Abbiamo detto prima, Prema, Trident, AF Corse, Gresini, cioè tutti i team tra l'altro che fanno parte della scuola, piuttosto che Motocorsa, Motozoo, eccetera. Quindi tutti i team della scuola, ne abbiamo diversi, ne cito solo alcuni. Questi team è diverso perché non producono il veicolo in casa, prendono il veicolo, ok, pensiamo, non so, prendiamo AF Corse che ha tutto il mondo Ferrari GT come in mano, tra virgolette, prende la Ferrari GT3 e cosa fa? La porta in gara, ok? Piuttosto che Gresini, anche lui prende la moto e la porta in gara. Ora, piuttosto che un team del CIV, ok? Senza aver parlato di un team del CIV, un team dell'italiano F4, ok? Perché questi team lo fanno, secondo te, Leonora? Cioè, qual è il motivo per cui lo fanno è soprattutto siccome dall'Ara, abbiamo detto prima, quindi tutto quello che è costruttore vende i veicoli, anche Yamaha, no, l'R7 la vende ai team, okay, per competere, il team deve comprare una moto e poi farci correre il pilota. Ora, un team se compra una moto deve avere i soldi per farlo, deve pagare le persone, quantomeno alla fine dell'anno deve chiudere in pari, poi di solito le aziende devono creare un utile perché quell'utile lì serve per far crescere ulteriormente l'azienda, no? Se oggi ho due moto, un po' di utile, magari compro quell'attrezzatura, una moto in più, posso, non so, comprare il camion più grande, fare un campionato diverso, espandere la mia sede, quindi cresco e sviluppo l'azienda. Adesso, come fa un team quindi a monetizzare? Come fa un team a guadagnare, a stare in piedi? Un Beh. team, diciamo, professionale, è il secondo tipo di team che Ok, affrontiamo. darà il veicolo che ha acquistato al pilota. Esatto. Ora qua la domanda è: sì, bene, glielo dà e il pilota sale, guida, ma nessuno, non c'è uno scambio monetario. Cioè, il team per il momento ha speso, ha pagato le persone, ha pagato le gomme, ha pagato la benzina, ha pagato la moto, la macchina, però. Glielo Quindi qua noleggia chi è che paga? A chi lo noleggia? al pilota che corre. Esatto. Una cosa che non molti sanno è che i team professionali, e per professionali intendiamo fascia media, ma di altissimo livello, cioè AF Corse è uno dei team più grandi al mondo, cioè quindi attenzione, non stiamo parlando di piccoli team. Cosa fanno? Tendenzialmente noleggiano il veicolo al pilota, quindi il pilota paga il team per correre. Ok? Poi uno potrebbe dire a questo punto, ma gli sponsor? Beh, gli sponsor li porta il pilota al team, quindi il pilota magari non paga di tasca sua, ma paga con gli sponsor. Più il pilota è forte, più è facile che abbia sponsor, Certo. diciamo di un certo livello, perché ovviamente lo sponsor cosa fa? Come con la Red Bull di prima, associa l'immagine al pilota, okay? Ha un ritorno perché se il pilota vince, le persone magari vedono il brand e gli rimane in testa ed è un modo per promuovere quel marchio, no? È storico l'aneddoto di Technogym. Che racconta che avevano pochi soldi e quando Schumacher correva in Benetton, mi pare, era andato
fatto mettere qui il Technogym a prezzo scontato, Schumacher quando vinceva alzava le braccia e il Technogym era visto in tutto il mondo, no? Quindi è storica questa cosa qua, no? Quindi qui entro un attimino ancora in un altro lato, che è quello dell'ibrido di questo modello, cioè o è il pilota che trova il team, oppure o è il pilota che trova lo sponsor, oppure è il team che trova lo sponsor. Quindi alcune volte può essere che il team ha un suo sponsor, il pilota magari dà una quota e quindi il 50% lo paga il pilota, il 50% il team. Perché? Perché anche il team ha bisogno di far vedere che i veicoli che ha sono vincenti per attirare altri piloti che noleggino, okay? Okay. E quindi questo è come funziona i team. L'ultimo che abbiamo visto è come si sostiene un team amatoriale. Team amatoriale si sostiene con chi corre, e chi corre normalmente magari ha dal suo furgoncino e la sua moto, okay, ha qualcosa magari di un po' più strutturato dove tutti portano qualcosa e si va a correre. Queste qui sono le tre tipologie di team, quindi costruttori, quindi Formula 1 e MotoGP, i team professionali, ovviamente F Corse, quindi parliamo di WEC, parliamo di Superbike, parliamo anche di team della MotoGP, quindi anche questo tipo di team qui, e i team amatoriali che di solito fanno le categorie entry level. Okay. Io direi che per oggi ci possiamo fermare qui, Ele, perché siamo andati molto in profondità su questi tre elementi che sono motorsport caldo e freddo, le tre tipologie di team e come un team fa a monetizzare, quindi a stare in piedi a livello economico, che è molto importante perché chi decide di lavorare nel mondo delle corse deve avere ben chiaro, no? Com'è il giro del denaro, perché il denaro comunque è quello che poi paga gli stipendi alle persone che ci lavorano. Quindi io direi che per oggi ci possiamo fermare qui e se vuoi possiamo aprire per qualche minuto alle domande. Allora, attualmente io non vedo domande in chat, non so se qualcuno, appunto, tra le persone che ci stanno seguendo ha delle curiosità, dei chiarimenti da chiedere in merito a quanto detto questa sera, piuttosto che domande, appunto, in generale sulla scuola. Perché se non ci dovessero essere domande, noi ci rivediamo nella prossima live, vi faremo poi sapere, appunto, quando sarà. E continueremo questo a parlare appunto di motorsport e entreremo ancora di più nel dettaglio. Perfetto Luca, io direi che possiamo salutarci qui. Perfetto, grazie buona serata a tutti. A tutti, alla prossima. Ciao, ciao, grazie. Ciao.